Due feriti e traffico in tilt nel pomeriggio nei pressi dell'uscita autostradale di Ancona Nord sulla rampa di uscita dalla statale per uno schianto tra due mezzi pesanti, uno dei quali si è rovesciato, tanto che i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il conducente rimasto intrappolato nel groviglio di Lamiere. È stato così liberato e portato in ospedale in eliambulanza per le cure del caso, se la caverà. Ferito lievemente invece il conducente dell'altro tir coinvolto durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dello scenario dove è avvenuta la carambola, si sono formate lunghe code e rallentata la circolazione lungo la statale 76.